Delio, non rispondere al telefono! No, io non rispondo al telefono. Solo a me! Io sono tranquilla, non ti metterò mai nei guai, non rispondo a Zamparini, Delio! Ti sta cercando, mister? No, non mi sta cercando nessuno, a dire la verità, anche perché... Vabbè, però in questo caso, Ma Delio, guarda che... è il caso di Se dire voi meno sapete male? qualcosa... No, se voi sapete qualcosa che io non so... No, 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 è alla ricerca di un allenatore, Zamparini, peraltro tu lo Vabbè. conosci bene. Ma non ci sto mica solo io sulla piazza, ce ne sta Lo diversi conoscono tutti, ci sono allenatori. passati tutti. Sicuramente ha cambiato diversi allenatori, ma ce ne sono tanti anche all'estero. È un disastro però lui, eh. Ma che mi ha chiamato per parlare del Palermo? No, per io voglio convincerti a non rispondere semmai fosse a Zamparini. Non lo so, ma io ho un problema che quando se ce l'ho lo risolvo, in questo momento non ce l'ho, quindi non è che lo risolvo. Questa è una frase un po' alla Lotito, eh. Non mi fascio la testa prima di Vabbè, non è che rompermela. sei inventata Lotito No, questa vabbè. cosa, eh. Mo'. Vabbè, non penso che ci abbia copyright di questa storia. Direi proprio di no, direi proprio di no. Delio! Intanto auguri, buon anno! Grazie. Poi ieri è stato il compleanno della Lazio. Della Lazio. Ci vuoi dire una 107 cosa anni. su questo 117? Tanti, eh? Sono tanti, ma questo lo dice lunga sulla storia e sulla tradizione di questa squadra. E quando si festeggia un compleanno, penso che sia sempre qualcosa di bello, sempre un lieto evento. Soprattutto significa che questa squadra ha un passato e avrà sicuramente anche un futuro. Dario, noi abbiamo già parlato di quello che sta facendo la squadra quest'anno, anche contro ogni pronostico iniziale, no? Voglio ripartire, non so se hai avuto modo di vedere la partita con il Crotone. No, non l'ho vista la partita con il Crotone. Ma come ne hai Ho vista? visto la Roma, ho visto. Ma... Vabbè, No, offriva maggiori scusa, spunti. sicuramente dal punto di vista magari un po' più del patto, se sicuramente quella con la Roma forse era della giornata, era la partita secondo me più intrigante. E poi non riesco a vedere due partite in contemporanea, però ho visto dei highlights, ogni tanto cambiavo, quindi so che non è stata una partita facile, anche perché non è facile in questo momento giocare con qualsiasi squadra, soprattutto dopo la sosta. Allora, per i più pretenziosi, aver battuto il Crotone nei minuti finali, dopo aver sofferto a lungo prima di avere la meglio di quella squadra, non offrendo chissà quale occasione ovviamente al Crotone, però insomma, non è piaciuto. La storia dell'ultima giornata dice che tutte, anche le grandi, hanno faticato e hanno sbloccato. E si sono portate a casa la vittoria nei minuti finali, alcune con un po' più di fortuna. La storia del Crotone di questa stagione dice che perde nei minuti finali, perché sia col Milan che con l'Inter era più o meno successa la stessa cosa. E affrontare Quindi? comunque quel tipo di squadra non è mai facile. Da allenatore, puoi spiegare a costoro che non si guardano soltanto il tabellino? Ma vanno anche viste e giocate le partite? Sì, ma poi mi sembra che la Lazio non faceva a meno di soprattutto i giocatori importanti davanti, soprattutto gente che ti salta l'uomo, che in questo momento stava anche bene. E poi lo ripeto, la sosta è sempre... È sempre un'incognita, anche perché non è questo il caso, ma di solito magari squadre fanno i richiami di lavoro perché poi non hanno la possibilità, però poi molte squadre hanno giocatori che vengono dall'altra parte del mondo, soprattutto diciamo molti sudamericani. Personalmente molte squadre hanno la testa, molti giocatori hanno la testa al mercato, soprattutto quelli che sono non titolari, che non vogliono rimanere. È sempre una partita intrigante, soprattutto dall'altra parte si giocano la vita. Non l'ho vista la partita, non ho visto le live, cose del genere, sicuramente è una squadra che è venuta chiusa, possibilmente si trovava il contropiede, mi sembra che aveva fatto anche un gol, ma non è facile, però il fatto di averla sbloccata secondo me infatti è un fatto importante, perché lo stesso Napoli che ho visto l'altra sera, se non, ma, con il se non si fa la storia, ma se...
se non gli buttava fuori un uomo, probabilmente non aveva la meglio della Sampdoria, e sulla carta è molto più forte il Napoli della Sampdoria. A Mizar, vedendo le partite, anche se magari non le avrà viste tutte 19, qual è secondo lei il pregio e il difetto di questa squadra? Il pregio sicuramente Simone è riuscito a motivare soprattutto dei giocatori che sembravano in certo quel senso un po' più, non emarginati, però un po' più ragazzini, invece mi sa che se li sta portando dalla sua parte, li sta facendo giocare con costanza e bene, parlo di Keita, soprattutto Felipe Anderson che vive di spike di alti e bassi, mi sembra molto più costante e soprattutto mi sembra credibile, si vede che la squadra c'è un buon gruppo, perché se no non fai questi risultati, penso che questi siano i suoi meriti maggiori. Il difetto? Il difetto che molte volte, forse quando gioca con le grandi, forse lascia dà la sensazione magari di essere leggermente insicuro, forse questo lo riesce a trasmettere, cioè nel senso che magari non se l'è giocata magari con la testa libera come se la gioca magari con le altre squadre. Ho avuto questa sensazione, magari anche i cambiamenti di modulo, quanto affronti magari la Juve o altre squadre, soprattutto se hai fatto sempre il risultato con un modulo e cambi modulo per quella partita, i giocatori la possono interpretare come il fatto che l'allenatore teme l'altra squadra. Ti chiedo, Delio, prima quando parlavi della partita in generale, di queste partite dopo una sosta così lunga, e in gennaio, perché poi c'è il mercato, come fatto giustamente notare, ho fatto 1+1 e ho pensato alle situazioni in casa Lazio. Posso chiederti, sì, che giudizio hai tu di Lucas Biglia? Lucas Biglia per me è un grande giocatore, che non è riuscito ancora a pigliare in mano la squadra. Lui secondo me ha queste capacità, e soprattutto queste ultime partite secondo me è stato forse l'anello più debole di questa squadra, perché gioca in un ruolo che la sua personalità, cioè il suo modo di giocare, dovrebbe ruotare tutto intorno a lui, invece ultimamente questo non accade e l'ho visto un po' svogliato. Non so se per caso c'è questa situazione del contratto oppure ha avuto sirene nelle altre squadre, però denota in un certo senso, a vederlo giocare, di un giocatore che magari in questo momento non fa quella differenza che la dovrebbe fare in una squadra come la Lazio. Qualcuno dice non è un regista classico Lucas Biglia, cioè se ci si aspetta Pirlo probabilmente siamo fuori strada, abbiamo inquadrato male il giocatore. Dov'è che Biglia è importante in mezzo al campo, per quali caratteristiche? Lui non ti farà mai il grande, cioè è uno che la palla la fa girare, qualcuno dice rallenta addirittura la manovra, certo lui non è il tipo da verticalizzazione improvvisa alla Liverani o forse come Ledesma, è un altro tipo di giocatore. Secondo te chi oggi è un po' arrabbiato con Biglia è perché non ha inquadrato che il giocatore è diverso da quelli che ti ho citato? Sicuramente è un giocatore che sa gestire la palla, cioè nel momento stesso che gli dai la palla a lui sicuramente non te la perde o non ti fa l'errore marchiano, sicuramente riesce a trasmetterla dalla fase di difesa alla fase di centrocampo. Poi dipende cosa vuoi da quel giocatore. Io personalmente preferivo il giocatore che mi rischiava anche il passaggio, che magari sbagliava 50 passaggi ma se faceva 2 passaggi giusti mi faceva il gol, piuttosto che uno che mi faceva il passaggio di 10 metri. Lui è uno che ha il passaggio corto, che riesce anche a saltare l'uomo con il passaggio, ma non è mai quello che ti farà il lancio illuminante o l'ultimo passaggio. Però poi dipende che cosa gli chiede l'allenatore. Secondo me c'è anche nelle corde quello. Io personalmente, ecco, magari lo vedrei un po' più giocando in quel ruolo, visto che ha queste caratteristiche, lo vedrei che magari mi facesse più, tra virgolette,
un lavoro leggermente più sporco, però con la sua qualità, giocando davanti alla difesa che potrebbe magari alzare i terzini e far sì che lui fosse il terzo centrale davanti alla difesa. Ecco, per capirci un po' più come gioca in nazionale quando fa coppia con Mascherano proprio davanti alla difesa. Sì, però Mascherano fa più quel lavoro sì. sporco, lui fa più un lavoro di qualità. Di fino, eh. Però secondo me lui ha anche le caratteristiche di poter fare, visto che non ha il passaggio del trequartista, non è un regista classico, la Pirlo che ti mette anche il giocatore davanti alla porta. Però di Pirlo ce n'abbiamo avuto uno, forse adesso Verratti, che pure lui è un po' sì, diverso. Ecco, Verratti è un altro di quei giocatori che magari non ha anche lui il passaggio illuminante, uno che magari... ti salta anche l'uomo, ma anche col passaggio magari c'è più l'uno contro uno rispetto a Biglia, però un altro giocatore che fa fatica magari ad affermarsi in nazionale perché non è un regista classico, esatto. Cioè quel tipo di regista che magari ti tocca la palla in più, però poi dipende sempre come cosa vuole l'allenatore da quel giocatore. Io personalmente, ecco, vedendolo giocare, non avendo questo passaggio illuminante o che ti fa queste sventagliate, ti cambia campo da destra a sinistra, magari giocando in quel ruolo determinante, e ho visto che non ha poi un grande raggio d'azione, cioè nel senso non è uno tipo Diawara che spazia molto per il campo, però non ha quelle qualità di Diawara, però da lui magari pretendo che sia quello che mi fa girare la squadra, sia in fase di attacco sia in fase di difesa, perché secondo me queste caratteristiche ce l'ha. Mister, la premessa è che io, ecco, stravedo, a me piace tantissimo Biglia, ho ritenuto un po' anche eccessive le critiche nei suoi confronti nell'ultimo periodo, però le chiedo, secondo lei è un giocatore, è un centrocampista da grande squadra, da top club europeo e naturalmente anche italiano, però ci mettiamo forse soltanto la Juventus a questi livelli? Ma io faccio, per rispondere alla tua domanda, gioca nella nazionale argentina, vice campione del mondo, e in Argentina c'è diversi centrocampisti di livello, se gioca Biglia significa che lo ritengono un giocatore di quel livello, se tu giochi nella nazionale argentina. Però poi dipende anche dai compagni che hai attorno, è chiaro che se vai a giocare nel Madrid con Modric, con Gross, se vai a giocare nel Barcellona con Iniesta, dipende molto anche dai giocatori che c'è vicino sotto questo punto di vista. Però ecco, per rispondere alla tua domanda, per me è un grande giocatore, però non ha ancora quella qualità di sapersi pigliare la squadra sulle spalle. Secondo me lo dovrebbe fare, anche perché c'ha 31 anni, insomma, voglio dire, se no c'è l'età giusta, però in questo ultimo momento, mentre a me piace molto come giocatore, in questo ultimo momento lo vedo particolarmente sottotono, sì, svogliato, anzi molte volte anche svogliato, anche superficiale, per questo secondo me non se lo può permettere. Ancora sempre su Biglia, c'era Pioli che giocava molto sugli esterni, ci faceva un po' più di circolazione di palla. Con Simone Inzaghi il gioco è un po' cambiato, si punta subito a ribaltare l'azione e a ripartire in velocità. Anche questo secondo te penalizza un po' le caratteristiche di Biglia? Sicuramente sì, anche perché è quel tipo di giocatore che magari ti tocca la palla in più, molte volte gioca la palla anche dietro, fa un passaggio in più. Non è uno che verticalizza subito, che trova subito la giocata avanti, deve magari fare un poco in più. Sicuramente sì, questa potrebbe essere una chiave di lettura. Cioè non esalta esattamente le caratteristiche di quella di Biglia, che ecco, forse magari un giocatore alla Liverani, alla Ledesma, potrebbe fare più il caso a livello tattico di quello che ha in mente Inzaghi, quello che verticalizza subito, che non è Biglia. Però Ledesma era molto più bravo nella fase di non possesso, lui veramente era lo schermo, magari poi sbagliava tanto, non aveva la qualità tecnica magari di Biglia, e lo trovavi molto più anche nella fase di non possesso. Di Verani era il genio, cioè di Verani, uno dei migliori centrocampisti che ha avuto la Lazio, forse anche troppo sottovalutato, diceva nel lento, ma come correva il pallone con Liverani, era veloce di testa, non la toccava mai due volte. Ecco,
Liverani era quello che non attaccava mai due volte, magari chi lo vedeva giocare, essendo compassato, non faceva mai un passaggio banale, giocava sempre per farti male. Ledesma ce l'aveva questo, però non aveva la qualità di Liverani. E neanche sono di due registi. Ecco, Biglia mi sembra un po' a metà tra i due, c'ha le qualità tecniche molto elevate, però ecco, non è magari quello schermo davanti alla difesa, che magari sono altri giocatori, che tipo sono Marchisio, no? Che poi anche Marchisio, se pensi, faceva la mezzala, un mezzo al campo, era un po' adattato, si diceva, no? Sì, però Marchisio... Ma tu Marchisio lo volevi alla Lazio quando era un bambino? Sì, lo so, però... T'hanno preso, Sabatini. M'han preso altri. Lo so, prendetela con Sabatini, che vuoi. No, se fosse stato per Sabatini, probabilmente me l'avrebbe preso, probabilmente la Juve ci credeva, sto ragazzo... Senti, mi levi una curiosità, mo che parliamo di Sabatini, soprattutto perché c'è un losco figura al di là del vetro con il quale mi scanno sempre sull'argomento. Deraglio un attimo dall'argomento centrocampo e Biglia. Mi dici perché non arriva Cavani alla Lazio? Quando tu eri l'allenatore e il direttore sportivo era Sabatini? Cavani non arriva alla Lazio dove? Quando io tu eri l'allenatore e Sabatini era il direttore sportivo. Io lo vengo a sapere da te la prima volta, lo vengo a sapere stasera, che doveva venire Cavani alla Lazio, non ho mai saputo che Cavani doveva venire alla Lazio. Ah, ok. E quindi non c'è mai stato, almeno io non ho mai saputo che Cavani dovesse venire alla Lazio. E andò al Palermo, senza che non venne alla Lazio, e andò al Palermo. Mm-hmm. No, almeno io che sappia, no, non si è mai parlato di Cavani alla Lazio, no? Te lo potrebbe aver tenuto nascosto Walter? No, molto probabilmente, no, molto probabilmente forse era una situazione che magari lui aveva nella testa, ma molto probabilmente non era praticabile, per questo non è arrivato, oppure mi voleva fare una sorpresa. Sì. Lasciamo perdere le sorprese. Sono come dei regali che compri, che dovresti comprare, che poi magari... Dai, che te l'ha fatto. Non hai possibilità, ne hai avute di sorprese. Economiche, oppure hai cambiato idea. Ne hai avute di sorprese. Ma qual è stato l'acquisto più... Scusa un secondo, ne hai avute di sorprese, Delio? Voglio dire, Vignaroli, sì, Artivoli in Champion... Lasciamo stare. Dimmi. Appunto. No, c'era Carlo. No, dico l'acquisto più importante, secondo lei, mister, che è arrivato alla Lazio quando era l'allenatore. Acquisto più importante che è arrivato alla Lazio. A me sono arrivati mai giocatori pronti, cioè alla Lazio. Poi si è dimostrato giocatori che sono anche forti, vedi Collaro, vedi Steiner, vedi... Pandev c'era già quando c'ero, c'era Matusalem. Che giocatore! Ecco, Matusalem era un giocatore secondo me anche sottostimato, un giocatore. No, il più forte di tutti, Dalio, più forte di tutti, c'aveva tutto, era cattivo, aveva... Sì, pure troppo forse. Ma poteva far tutto, il problema è la testa, però voglio dire, avesse avuto un'altra testa giocava nel Barcellona, non ci sarebbe nemmeno passato per la Lazio. Poi c'era Tommaso Rocchi, ma erano giocatori che c'erano già, quindi cioè, poi gli altri li abbiamo cresciuti, tipo i De Silvestri, i Muslera, ma sono giocatori che abbiamo cresciuti, noi abbiamo preso proprio le scommesse, però era un'altra Lazio, noi dovevamo fare queste scommesse e ci dovevamo lavorare. Quindi c'è il giocatore più importante, non so, che ho avuto la Lazio poi da boh, ma sono tutti giocatori che non è che è stato il giocatore che siamo andati, non so, l'Hernanez che siamo andati a comprarlo pagando, forse quello che abbiamo preso è stato Zárate, però anche lui veniva da una situazione, da un campionato esotico, dal fatto che aveva fatto male, c'era da riciclarlo, da rimetterlo a posto, però non era ancora pronto. No, che poi ufficialmente venne riscattato l'anno dopo, no? Era in prestito quando col suo ultimo anno alla Lazio.
venne riscattato, io disse al presidente di non riscattarlo. Dato subito retta. Veramente, mister? Sì. Ma perché il prezzo era troppo elevato, perché aveva già capito l'antifona, come si dice da queste parti? No, perché noi eravamo gente che pigliavamo gente da un milione e mezzo, e dovevamo fare i conti della spesa, e secondo me investire 20 milioni su un talento, perché Zarate era un talento, però significava fare minimo un contratto di 2 milioni all'anno al ragazzo per 4-5 anni, era un'operazione da 50 milioni di euro, ha detto il presidente non aveva queste disponibilità, e quindi era magari meglio pigliare magari dei giocatori per 2-3 milioni l'uno che non investire tutto su Zarate, anche perché Zarate, almeno Zarate che ho avuto io, era la ciliegina sulla torta, però a me mi servivano gli ingredienti per fare la torta. Serviva la torta! È inutile che ci metta la ciliegina e poi gli ingredienti. La poggiava sul tavolo, la ciliegina. Ma non per Zarate, non per il valore di Zarate, che sicuramente era quello, soprattutto con me fece non bene, benissimo, infatti sono molto legato al ragazzo, però io dissi al presidente che secondo me per la nostra politica, visto quello che diceva lui, non era da riscattare, perché il gioco non valeva la candela, anche perché in quel periodo noi i giocatori li formavamo e poi si vendevano, se tu uno lo compri a 20 milioni se va bene lo vendi a 30, però vai a rischiare 20 milioni. Invece la Lazio ha fatto gli affari comprando giocatori con l'articolo 17, giocatori che erano dei ragazzi che poi però le spese sono state inferiori e poi ci è fatto un guadagno sicuramente superiore. Articolo 17 era Matusalem, era proprio lui. Senti Delio, secondo te c'è una priorità sul mercato di gennaio? Si può stare come stiamo? Oppure uno sforzo si potrebbe chiedere alla società, e se sì dove? Ah, penso che forse tra virgolette un vice immobile su un esterno un po' più pronto potrebbe fare al caso, anche perché Immobile anche lui l'ho visto leggermente sottotono fino a poco tempo fa, anche perché l'ha tirato la carretta, poi non è quel giocatore che tira fuori sempre il coniglio del cilindro. Faccio un esempio, non so, se tu pigliavi la Padula l'anno scorso c'avevi Immobile, faccio un esempio, per dire un giocatore del genere, e un esterno, sapendo che Keita andava a giocare la Coppa d'Africa, quindi c'è il caso che possa stare fuori 2-3 mesi, pigliare magari un giocatore un po' più pronto, anche perché è molto più facile trovare un esterno che non un vice Immobile. Senta mister, a proposito di centrocampisti, perché prima abbiamo parlato di Biglia, in un certo senso si possono sposare i due discorsi. Ieri ha parlato Cataldi, ha un po' mostrato un'insofferenza, secondo me giusta, perché poi è giusto che un giocatore voglia sempre scendere in campo. Non ha trovato molto spazio fino a questo momento, si è parlato del Sassuolo, di un possibile del Genoa, di una possibile partenza in prestito. Che giudizio si è fatto di Cataldi? Perché noi qui lo aspettavamo, e 3 anni fa, quando esordì in Serie A, speravamo fosse un po' il nuovo Nesta, tra virgolette, ovvero quel giocatore che potesse diventare rappresentativo crescendo nel settore giovanile biancoceleste. Io non lo conosco caratterialmente il ragazzo, quindi do dei giudizi vedendolo giocare. Io penso che anche lui vorrebbe dare di più, vorrebbe essere più decisivo di quello che magari, in quanto a quel poco di spazio, dimostra. E secondo me questo gli pesa, forse paradossalmente andando a giocare in un'altra parte gli farebbe bene, non avrebbe questa cappa di volere, ecco quello che hai detto tu, di essere domani il nuovo Nesta. Sono certi giocatori che devi aspettare, però mi sembra che sia un ragazzo molto, molto integrato, soprattutto molto legato alla squadra, quindi cioè, a differenza di altri, secondo me soffre questa situazione. Forse mandarlo a giocare in prestito, forse tornerebbe un giocatore magari un po' più pronto. Io lo manderei magari a giocare in prestito, però non lo perderei, visto che non gli do la possibilità di giocare con Costanza. Secondo me meriterebbe di giocare con Costanza, e soprattutto
però ecco, non avrebbe questo gravame di essere colui che fa la differenza sotto questo punto di vista, perché secondo me ho questa sensazione che quando entra è sempre leggermente troppo preoccupato. Non ti chiedo di Keita, perché lì ci si capisce ancora poco, neanche di De Vrij, perché anche lì non è molto chiara la situazione, sicuramente non sarà un problema, almeno per De Vrij, che avremo da fronteggiare a gennaio, forse più il discorso Keita potrebbe prendere strade diverse. Ti chiedo però, tornando al campionato, domenica si affronta l'Atalanta. L'Atalanta che è in un momento magico, cioè una squadra che ha comunque assunto consapevolezza, non è quella di inizio campionato, come giustamente faceva notare Carlo prima. Che squadra è l'Atalanta, considerando, adesso lasciamo perdere il discorso legato a Papu Gomez, se ci sarà, non ci sarà, ci sarà. Non ci sarà Gagliardini, che così lo diciamo, domani farà le visite mediche per l'Inter e siamo a livelli di quotazioni fuori dal mercato, ma fuori dal mondo. Dov'è che l'Atalanta può mettere in difficoltà la Lazio? È una squadra che gioca dinamica, intensa, corre molto. È una squadra molto, sicuramente conoscendo il suo allenatore, so come imposta le partite, so come gioca, lui gioca tutto nell'uno contro uno, è una squadra molto fisica, per di più. A differenza dell'inizio, adesso mi sembra che abbia la squadra in mano, soprattutto credono in questo tipo di gioco. È una squadra secondo me più difficile da incontrare in casa che fuori, però è una squadra che gioca con la testa libera e poi ecco, c'ha magari quei due o tre ragazzi che, io sono stato a Bergamo, so che loro sentono molto questa maglia e per loro è il massimo giocare nell'Atalanta, è come giocare nella Juve per loro. La dea sì. Per chi nasce lì. Si sentono addosso questa maglia e loro, come era una volta per i ragazzi del Torino, giocare nel Torino, i ragazzi del Philadelphia, ci sono queste squadre. È una squadra molto difficile da incontrare, anche perché è libera di testa, non ha pressioni sotto questo punto di vista, ma l'allenatore che sicuramente li tiene sul pezzo e soprattutto vogliono continuare a stupire. Però secondo me la Lazio, se la Lazio gioca da Lazio, secondo me ha le carte per poter averla meglio dell'Atalanta, anche perché l'Atalanta è un'ottima squadra, ma ce ne sono tante nel nostro campionato, secondo me ci sono squadre anche più forti dell'Atalanta. Mi dice Gigi Salomone che la Lazio potrebbe schierarsi con un 3-5-2, ma questo è più un suo auspicio, perché tu te lo ricordi Gigi, sì? Gigi Salomone del tempo. Gigi me lo ricordo, sicuramente è con una squadra... Cioè, perché lui è un minestraro proprio nell'animo, Gigi, meno male che fa altro nella vita, cioè scrive... E non fa l'allenatore, ma ogni tanto si avventura in discorso. Ma strano che abbia detto 3-5-2 e non 6-3-1. Delio, ti posso rubare 2 minuti per la pubblicità, poi ti faccio salutare da Gigi. No, che entra... devo andare via. Ma dove devi andare? Dai, 5 minuti. No, c'ho anch'io una famiglia. Ma poi non è vabbè, ma mica ci sto rapiendo, non è che ti restituisco la famiglia, Ecco, me ne devo andare, c'ho da fare. Allora aspetta che ti saluta Gigi. Vabbè, solo un abbraccio affettuoso, dai Delio, non ti ciao, preoccupare. Ciao Gigi, ma quelli non capiscono niente, tu sei l'unico che capisce lì. Ma non è vero, ma perché dici queste cose che poi in privato mi dici sempre che Gigi non capisce niente? Non ho mai detto questo, perché non lo conosco bene, non mi potrei permettere. Ah, allora dillo che non lo conosci bene. Non potrei permettermi di dare questi giudizi. Per di più il pallone, te l'ho detto, la vediamo tutti alla stessa maniera, solo che voi nel momento stesso che avete denunciato i problemi avete finito, lì invece iniziano i problemi dell'allenatore. Delio, Francesca è malata di 4-3-3, non sa che in Italia ci si salva e si vincono le partite anche con una buona difesa. Sono d'accordo, ma non ho capito perché il 4-3-3 dovrebbe essere un modulo che ti fa prendere necessariamente gol. No, che vuol dire? Cioè, nel senso, se mi metto con la difesa io poi 5... non è 4-3-3, io sono per un gioco propositivo che è diverso, te l'ho spiegato mille volte. Ma il gioco propositivo lo fa pure Conte col 3-5-2, non è che... ma infatti dipende da come l'intero. Delio, lasciaci ai nostri discorsi, non ti preoccupare, insomma, un abbraccio forte. Ma ti hai chiamato per litigare voi, insomma, e devo aspettare anche la pubblicità. Va bene, Delio, sei stato d'accordo con il premio assegnato ieri, il premio FIFA a Ranieri? A
proposito di gioco propositivo. No, infatti quello infatti è un miracolo, Leicester. Ma il premio è dato su quello che è successo nella scorsa stagione, sicuramente Ranieri ha fatto qualcosa, secondo me, di irripetibile, si vede quest'anno che è stato proprio veramente una favola in un campionato molto ricco, e lui con una Cenerentola è riuscito a andare al ballo e non perdere la scarpetta. Quindi cioè, se è legato all'impresa fatta l'anno scorso. Sì, e sulla stagione scorsa l'hanno votato colleghi, giocatori, questo non è il premio dei giornalisti, quindi dovrebbe essere maggiormente qualificato. Sì, sì, ma io sono contento soprattutto perché l'ha vinto un allenatore italiano, poi mi sembra una persona a posto e quindi do anche importanza al fatto anche umano, e quindi un allenatore che si impone all'estero a me fa particolarmente piacere, anche perché penso che siamo i migliori al mondo, ma questo dico non come giocatore, io sono d'accordo. Come allenatore sicuramente, anche perché siamo sotto questo punto di vista siamo i più bravi dal punto di vista tattico. Siamo i più bravi in assoluto. È vero. Assoluto. Sono d'accordo. Ci sentiamo presto, Delio. Ciao. Grazie, ciao, mister. Ciao.